Saranno le immagini delle varie telecamere di sorveglianza del centro a chiarire cosa sia successo realmente la notte di sabato scorso, quando due amici trentenni sono stati picchiati selvaggiamente in piazza Santa Maria delle Carceri, di fronte al castello dell'imperatore. Soccorsi dal 118, entrambi sono stati portati al Santo Stefano e qui medicati per ferite giudicate guaribili in 30 giorni a causa delle botte ricevute al volto. I poliziotti della squadra mobile, guidati dal dirigente Alessandro Gallo, stanno vagliando sia i frame che hanno ripreso l'aggressione, sia quelli delle telecamere delle strade circostanti nei momenti precedenti e immediatamente successivi al pestaggio. Al momento si cerca soprattutto di dare un nome al piccolo gruppo di aggressori, non più di 4 persone, descritti come giovani ma di sicuro non minorenni. L'impressione è che tutto sia scaturito da futili motivi, forse una parola di troppo, o da una lite precedente, magari iniziata in un altro punto del centro. Purtroppo le due vittime non sono state in grado di fornire molti elementi agli inquirenti. Oltre allo shock derivato dalla situazione, entrambi hanno ammesso di aver bevuto molto quella notte e quindi di avere ricordi confusi e sfocati dell'accaduto. Al momento viene esclusa l'ipotesi dell'aggressione per rapina, anche se una delle due vittime ha denunciato la sparizione del portafogli. La dinamica dell'aggressione fa pensare più a una lite degenerata. Sicuramente qualcosa di più si potrà sapere una volta individuati gli aggressori, che secondo alcuni testimoni erano anche loro piuttosto alticci.